Tutti, e ho il sincero piacere di vedervi qua perché per noi l'inaugurazione di questa sede, sperando che possa avere una continuità, rappresenta un inizio importantissimo perché riteniamo che finalmente c'è un risveglio sia nazionale che regionale. Quindi il regionale l'abbiamo già vissuto, e abbiamo qua dei rappresentanti, degli onorevoli e un assessore regionale presente, per cui la regione Sicilia è già una realtà che speriamo possa dare quelle novità in questi 5 anni che ci aspettiamo ormai da tantissimi anni. Il piacere di essere qua stasera è perché finalmente pare che una nuova storia possa sorgere in Italia. Questa grande speranza l'abbiamo un po' tutti. L'unica mia preoccupazione è che in questa fase, in cui sembra che ci sia un vento che ci porti alla vittoria, c'è un piccolo problema, una piccola preoccupazione da parte mia, che se il carro, su questo carro dei vincitori salgono tante persone che poi possono costituire un pericolo per l'integrità di un partito che è stato sempre di un livello di qualità. Questa è l'unica mia preoccupazione. Comunque, siamo ottimisti, siamo contenti, siamo felicissimi. Andrea Sparicino, decano del Partito Comunista. Come Angelo Paglia e tutti gli altri. Quindi esprimo la mia contentezza, caro Mimmo, la mia contentezza e felicità. Speriamo che anche questo si tradurrà a livello nazionale in quello che si è tradotto in Sicilia. Siamo ottimisti, auguri, auguri a tutti e grazie. Passo la parola a Lorenzo Panarello. Io sarò rapidissimo. Mi scuso in anticipo perché, come molti vi sapranno, assieme ad Antonio dobbiamo andare a Francavilla, che c'è un altro. Naturalmente mi unisco, diciamo così, alla contentezza di Bruno per questo incontro così affollato. Mi auguro, diciamo così, che sia di buon auspicio per una campagna elettorale che, come voi sapete, è molto importante ma anche difficile. Perché noi vorremmo che dalla Sicilia venisse finalmente un contributo alla vittoria nazionale al Senato, perché non c'è la legge elettorale e non mi ci soffermo, ma anche, diciamo così, un consenso ad una iniziativa di governo, poi ne parlerà più diffusamente Nino Bartolotta, che si è avviata dopo la vittoria di ottobre e che si è avviata nel segno del cambiamento, della discontinuità rispetto al modo di operare del governo passati, e ha determinato, diciamo così, un'attenzione, un interesse e anche un consenso attorno all'operato del presidente Crocetta e del governo regionale. Penso che dovremmo auspicare che questa simpatia, questa attenzione che si è determinata si traduca in un consenso alla lista del Partito Democratico, di cui, come voi sapete, Crocetta è un esponente. Poi naturalmente Crocetta, come voi sapete, l'intesa con il Partito Democratico ha dato luogo anche ad una lista di supporto per, come dire, offrire un riferimento a tante persone che non hanno deciso di non votare più il centrodestra, e questo naturalmente ci aiuterà. Deve aiutarci a conseguire quell'obiettivo che è importante per la Sicilia, ma può essere decisivo e determinante per avere un successo pieno a livello nazionale. Questo naturalmente dipende da tante cose, ma anzitutto in questi ultimi giorni dall'impegno personale che ognuno di noi ci può mettere, perché è vero che la televisione è importante, ma voi sia quelli anziani come me, sia quelli più giovani, sanno bene che il rapporto, il contatto diretto con tante persone che sono arrabbiate, che soffrono una condizione di difficoltà, può essere utile per indirizzarle verso l'unica proposta di cambiamento che c'è, che è quella rappresentata da Pietro. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, grazie e complimenti e auguri per l'inaugurazione di questa sede, peraltro dedicata a una personalità che tanto ha rappresentato e tanto ha dato al mondo della sinistra in quest'area della nostra, del nostro territorio.
sono convinto che, infatti qua si è voluto avere non una, un comitato elettorale, ma una vera e propria sede di un circolo, perché sarà luogo di dibattito, di incontro, di fraternizzazione, insomma sarà una sede, un punto di riferimento qua. Tutta la deputazione, tutti gli attivisti del Partito Democratico dovranno fare riferimento anche per gli appuntamenti successivi per la vita. Lo diceva Bruno, lo diceva Filippo Panarello, siamo alla vigilia di un voto decisivo, si decideranno davvero le sorti del Paese. Quelle di domenica e lunedì non sono elezioni ordinarie, perché si chiude un ciclo politico che si è aperto 20 anni fa e che ha lasciato l'Italia più povera, più ingiusta, più diseguale, che ha messo in ginocchio la classe media, le famiglie comuni. Ognuno di noi può essere testimone come in questi 20 anni i problemi che il Paese aveva, se li ritrova aggravati, resi più complessi, soprattutto nella nostra terra della Sicilia. Invece, domenica e lunedì c'è la possibilità, io dico c'è la doverosità di voltare pagina, di dare al Paese una nuova guida che in questo contesto di crisi internazionale drammatica finalmente dia l'accento sul tema dello sviluppo e della crescita, che chiuda la parentesi segnata non solo e non tanto da Berlusconi, ma da Berlusconi in collegamento con la Lega, che ha portato la questione meridionale, le nostre aree, a essere totalmente dimenticate. Sono stati 20 anni che non abbiamo visto investimenti, non abbiamo visto sviluppo, non abbiamo visto regredire tutti i servizi sociali e tutti e tutto il mondo. Oggi in campo c'è un'unica ipotesi di governo vera e concreta, che è quella del Partito Democratico e del centro-sinistra. Berlusconi le spara così grosse perché sa che non sarà mai chiamato alla responsabilità del governo, per cui dopo aver fallito con 1 milione di posti di lavoro, adesso, e qui era la cosa della fortuna quando scese in campo, ora va, lascia e raddoppia e quadruplica, quindi il 1 milione di posti di lavoro sono diventati 4 milioni e intanto abbiamo 750.000 disoccupati in più. Meno tasse per tutti? No, meno tasse, addirittura ce le restituisce a pezzi dai 50 o chi vuole con un comodo bonifico in banca. Tanto nessuno lo chiamerà mai a dare conto di quello che dice, di quello che è. Certo, oggi c'è un altro pericolo, non meno grave, che è quello del qualunquismo, del populismo, incarnato da Grillo, che si fa, come dire, amplificatore del malessere, del disorientamento, della rabbia di tanti cittadini che obiettivamente sono profondamente delusi per quello che è successo in questi 20 anni, per gli scandali, gli sperperi, per i costi della politica ingiustificabili che si registrano. Ma quello di Grillo non è un'ipotesi di governo. Immaginate cosa accadrebbe se Grillo vincesse le elezioni, come ci potremmo presentare a fare rinnovare i titoli del debito pubblico, come quali sarebbero le reazioni sulla borsa, chi mai verrebbe a investire un centesimo in Sicilia. E allora l'unica ipotesi di governo in campo è la nostra, è quella del Partito Democratico. I sondaggi, l'aria che si respira nel Paese ci inducono tutti all'ottimismo, sia per quanto riguarda il voto alla Camera dei Deputati che per quanto riguarda il Senato. Sapete bene che la legge elettorale ci lascia, come dire, lascia la maggioranza a regione per regione, quindi al Senato è importante vincere in ogni regione anche per un solo voto, e quindi è indispensabile fare una battaglia all'antica, porta a porta, per ottimizzare al massimo i risultati sia alla Camera sia, consentitemi, al Senato, anche perché io sono candidato al Senato, sono in conflitto di interesse su questo tema. Ma vincere significa prendere un premio di maggioranza, ottenere 14 seggi al Senato che garantiranno una navigazione sicura, una maggioranza tranquilla. Io lo ricordo sempre, è dimostrato che il 10% degli elettori decide per chi votare domenica mattina andando da casa al seggio, e sono quelli che decidono l'esito delle elezioni, e non sono
elettori astratti, sono i nostri vicini di casa, i colleghi di lavoro, gli amici, i nostri figli che votano per la prima volta e sono disorientati giustamente più che altro. Allora incitiamoli al voto intanto perché si vada a votare e perché si voti per un'Italia giusta, per un'Italia che finalmente è riacquistata credibilità e dignità sul piano internazionale, spezzi l'egemonia della Germania in Europa, pieghi la politica europea e quella nazionale non solo al rigore economico, non solo alle tasse, ma anche agli investimenti produttivi, a liberare le energie che il nostro territorio ha e che vuole soltanto che si creino le condizioni perché si possa davvero tornare a guardare al futuro con ottimismo e speranza per le nostre famiglie. Vi ringrazio. Felice anche a Furci sia la sezione del PD. Bruno poco fa diceva speriamo che questo sia un motivo di incontro, che sia una sede dove ci saranno certamente una serie di proposte. Io sono sicuro che sarà così e sono convinto perché guardate, il PD è l'unico partito che è rimasto organizzato e strutturato in Italia. Questa sede è la dimostrazione che è veramente radicato sul territorio come tutte le altre sede che noi abbiamo aperto in provincia di Messina, ma direi in tutto il territorio nazionale. Quindi è l'unico partito che è rimasto in Italia, che ha ancora le sezioni, che ha ancora un'idea di cosa significa partito rispetto a tutti gli altri movimenti che ci sono nel nostro paese. E non andiamo lontano se vediamo tutti i movimenti, anche l'ultimo che è nato, di Grillo, anche Berlusconi. Se dovesse mancare nel movimento di Grillo colui che l'ha fondato o nel partito del PDL Berlusconi, così come è stato per un periodo, o negli altri movimenti o diciamo gruppi dove si identificano in una persona, scomparirebbero. Nel nostro partito, grazie a Dio, riusciamo a sostituire i segretari, ma la struttura, le idee, i valori, quelli che hanno sempre dimostrato di avere un percorso lineare e corretto nel nostro paese con degli obiettivi, continuano a camminare sulle gambe di tutti gli iscritti come siamo noi stasera qui. E allora questa è la forza del Partito Democratico che affronta una campagna elettorale, lo diceva prima chi mi ha preceduto, difficile, una campagna elettorale in cui la gente spesso è disorientata e vota forse Grillo per dispetto, per quello che sente nei telegiornali, per il costo della politica troppo alto, per le risposte mancate alle famiglie, al lavoro, tutto quello che noi leggiamo e che conosciamo. O da magari Berlusconi, sperando che ci sia una ulteriore sanatoria, ulteriore condono, che ci siano un rimborso dell'IVA, cioè tutte promesse che ha sempre fatto, ma che nei fatti ha dimostrato come è stato ridotto questo paese. E allora io credo che noi abbiamo il dovere di convincere i nostri amici di fare uno sforzo e credere nel Partito Democratico, che è l'unico partito che ha detto in questa campagna elettorale la verità. È necessaria una politica rigorosa, le promesse facili non ci appartengono, è necessario che ci siano delle persone al governo di questo paese che dicano esattamente come stanno le cose. E se siamo arrivati ad un punto di non ritorno, nel senso che le famiglie non arrivano più a fine mese, se si è arrivati alla condizione che non si riesce più a trovare un posto di lavoro per i propri figli, sicuramente non è colpa del partito che è stato all'opposizione, ma chi ha governato negli ultimi 10 anni. E allora non ci lasciamo più ingannare dalle facili promesse di chi ancora sostiene che il paese va bene e che si può risolvere togliendo l'IMU e facendo qualche condono, ma fidiamoci di più invece di chi dice che stiamo attraversando un momento molto difficile nel nostro paese, che abbiamo bisogno di una politica rigorosa e che servono anni per rigenerare questo disastro del nostro paese. Certo, ci vogliono degli impegni concreti, ci vogliono soprattutto dei piani che permettano la ripresa economica, perché
è chiaro che poi diventa tutto un volano e una catena. Se è inutile che Berlusconi ci dice andiamo a comprare e a spendere se poi non abbiamo una lira. E lì è necessario che si inneschi nuovamente un meccanismo anche, vorrei dire, di fiducia nei confronti dei consumatori, nei confronti di chi in questo momento guarda anche l'Italia con un momento di attenzione e di pericolo, perché anche coloro che in questo momento potrebbero investire in Italia hanno qualche dubbio e qualche remora a farlo. Quindi noi dobbiamo dare la certezza che qui in Italia le cose cambieranno, che ci sarà un governo stabile, fatto da gente per bene, che ha dimostrato con la propria esperienza e con la propria attività anche parlamentare e di governo che sa come governare un paese, quello nostro in Italia. E allora facciamo un ultimo sforzo, invitiamo tutti gli amici a sostenere questo grande partito, unico partito in Italia, strutturato e organizzato, il Partito Democratico, per dare poi una risposta concreta e reale alle famiglie, anche in termini di lavoro, che è il dramma sociale che avvolge il nostro Paese. Grazie per quello che farete e grazie per questa sera. Grazie tanto. Prima di passare all'intervento conclusivo, devo necessariamente ricordare che l'onorevole De Luca saluta tutti, evidentemente anche lui presumo che sia interessato a questa iniziativa di sinistra, quindi mi fa piacere, dico, perché poi l'unione fa la forza. Adesso passo la parola all'assessore regionale Nino Bartolotta, grande sindaco di Savoca, grande calciatore Paolo, e sarà un grandissimo assessore. Bruno, troppi aggettivi che non vanno bene. Io grande di età, perché ormai abbiamo 43 anni, quindi, un po' meno sul calciatore, quindi diciamo che ci arrangiamo, ecco, diciamo così. Intanto grazie per l'invito, sono particolarmente felice, devo dire, per questa sede, perché mi sento spesso con gli amici di Furci, con Pager in prima persona, perché è sempre quello che poi va girando, insomma, il lungo e il largo per la Rivereone, dice abbiamo bisogno di una sede dove incontrarci, ci dobbiamo vedere spesso ogni fine settimana, quindi anche quello va. Quindi vedo che effettivamente c'era una particolare esigenza, probabilmente ora coincide con un momento anche importante, l'occasione delle politiche, prima ancora ovviamente l'appuntamento delle regionali, che tutto sommato ci ha visti vincitori, in un certo senso, io lo definisco senza in un certo senso, perché alcuni dicono che abbiamo vinto perché c'è stato l'astensionismo, insomma quando si vince si vince, i numeri sono quelli e si deve governare. Quindi in democrazia si vince anche per un voto in più, come dice Andrea Sparacino. Quindi particolarmente soddisfatto per questa iniziativa, tante altre se ne stanno in un certo senso susseguendo in tutto il nostro comprensorio. Quindi è un momento positivo e come momenti positivi c'è da sfruttare in un certo senso l'onda lunga di questo buon momento, e ovviamente ci sono anche un po' quelli che sono le riflessioni, se così vogliamo dire, non dico negativi, ma che si prestano anche a valutazioni di più ampie, più generali, cioè vale a dire probabilmente PD comincia a essere un'offerta importante anche dal punto di vista politico, dal punto di vista anche comprensoriale, e qui abbiamo anche la possibilità di verificare che anche personaggi o comunque sia componenti di politica momentaneamente o comunque sia fino a ieri non vicino a noi adesso cominciano a guardarci con attenzione. Può essere un pericolo? Non lo so, io dico che quando ci sono questi passaggi con la stessa velocità con cui vengono poi se ne vanno, quindi alla fine dei conti dico probabilmente per me non lo considero in un certo senso un pericolo, però è ovvio che bisogna anche stare attenti in questo contesto per non perdere credibilità, questo credo che sia importante per tutti quanti come noi crediamo in questo partito, per quanti come noi ci militiamo ormai da tanti anni. Detto questo, è ovvio che è importante l'appuntamento della prossima settimana, di questo fine settimana, è importantissimo anche per una buona tenuta del governo regionale. È ovvio che un governo regionale non in linea con quello nazionale
avrebbe sicuramente grandissimi problemi a poter continuare e a poter avviare una nuova stagione, una stagione che deve essere necessariamente fatta di pianificazioni, di programmazione, per cominciare a vedere qualche risultato. Io dico, non ve la prendete, però vorrei essere realista, io credo che in Sicilia, se si comincia a lavorare dal giorno dopo delle elezioni nazionali, con un governo in linea, un governo nazionale, i primi risultati si potrebbero cominciare a vedere a fine anno, se non all'inizio di quello prossimo. Io voglio tenere basso, ma bisogna essere anche concreti, perché altrimenti rischiamo di mandare messaggi che poi nessuno interpreta, o rischieremo di trascendere nel populismo e quindi lasciare ancora più voti a Grillo. Bisogna essere concreti, reale. E effettivamente con un governo in linea, e quindi per questo è importante il voto utile, il voto al PD, il voto all'unica proposta seria, come hanno detto chi ha parlato prima di me. L'unica proposta seria oggi non può che essere Bersani, per tutta una serie di motivi. Probabilmente potevamo andare al meglio sotto certi aspetti e su determinate tematiche, non è escluso che effettivamente l'appoggio al governo Monti ci ha un po' penalizzato, e una parte del nostro elettorato probabilmente riflette su questo, però era una scelta di responsabilità, era una scelta di serietà per l'intero paese, e credo che da questo punto di vista il Partito Democratico, che prima ancora Bersani, l'ha portata con onore fino al termine, cioè vale a dire fino al punto in cui poi ci si avvia alla stagione elettorale e quindi alla politica. Io credo che sia stato Monti ad essere poco serio, perché si è presentato come governo tecnico dal presidente, ha voluto la nomina a senatore proprio perché non voleva avere niente a che fare con la politica. Oggi ci troviamo candidato premier in una coalizione, in un certo senso di centro, non so neanche come definirla. Però questa è la situazione attuale. Io credo che stiamo messi bene, che realmente si può fare risultato pieno, non soltanto in Sicilia, dove io mi consento di dirmi sono ottimista. Io in Sicilia credo che il risultato ci sarà anche al Senato, ci sarà alla Camera. Probabilmente, ecco, bisogna capire un po' che cosa succede a livello nazionale, però realmente la partita è nostra, e se la perdiamo la possiamo perdere soltanto noi. Quindi questo è un invito a fare campagna elettorale, a non sottovalutare anche la ricerca del voto, perché vedete, questo è importante. Ci sono tante persone che sono indecise, tanti elettori che decideranno probabilmente all'ultimo minuto, e tanti altri che non ci andranno. Quindi una parola importante detta da ognuno di noi e detta nel proprio contesto, anche se poi può essere contesto piccolo, medio, grande che sia, diventa indispensabile per ottenere quel bit in più che ci potrebbe far fare il risultato a 360 gradi. Che cosa posso dire? Concludo dicendo che realmente, dico, da componente del governo ci sarà un impegno importante, ci sarà un impegno importante anche alla luce di un territorio che probabilmente, quello nostro, io l'ho detto in altre occasioni, è stato un po' trascurato dal governo precedente, o comunque sia da quelli che erano i componenti dell'esecutivo precedente. E quindi è ovvio che qui ci sono grandi attese, grandi aspettative. Ci può essere una buona stagione, perché il PD ha sicuramente dei deputati che insomma, sono presenti all'interno dell'Assemblea e che sosterranno l'azione di questo governo, e in maniera particolare di questo assessorato che oggi mi onoro di rappresentare. Un assessorato che è sicuramente strategico, le infrastrutture che sicuramente possono dare vita a una nuova stagione anche per il nostro comprensorio, però è ovvio che questo deve essere un percorso che dobbiamo tutti insieme condurre. Io mi sono rivolto principalmente ai sindaci, come era giusto fare, perché sono i responsabili poi delle comunità locali, delle esigenze del territorio. Sono stato nell'Alcantara, ci vediamo spesso qui nella Pro, quindi non c'è stato un momento ufficiale, lo faremo magari subito dopo le elezioni, però è ovvio che la sinergia sindaci-assessorato deve essere necessaria e indispensabile. Deve essere necessaria e indispensabile per cominciare a pianificare. Io ho detto l'altro giorno, mi trovavo nell'Alcantara con un gruppo di sindaci, vi porto anche qui questa mia riflessione, tanto per darvi un'idea o per dare esempio di come stiamo messi in questa fase. Si stanno riprogrammando i fondi, i cosiddetti piano di azione e coesione, i famosi fondi PAC, dove praticamente ci sono delle risorse liberate. Da Messina a tutta la valle dell'Alcantara non c'è una infrastruttura sovracomunale di progettazione definitiva per inserire in questo contenitore, in questo finanziamento. Quindi questo significa che ci sono le possibilità, ci sono le opportunità, non ci si trova un'infrastruttura di interesse sovracomunale, quindi compatibile con quelle finalità che è detta la comunità europea, per cui non possiamo mettere una singola opera, dobbiamo mettere delle opere di carattere strategico e sovracomunale.
non ne abbiamo trovato uno, probabilmente l'unico è quello della zona Falcata, che è un progetto addirittura che risale al 93, quindi questo la dice lunga come magari non abbiamo lavorato in maniera concertata, cioè probabilmente gli assessori andavano da una parte, i sindaci in maniera autonoma andavano dall'altra. E allora ho suggerito, l'ho fatto lì ma lo faccio anche qua e lo faremo in seguito, io credo che ogni comprensorio si debba dotare di una progettazione, almeno una, strategica, che sia sovracomunale, che di ampio respiro e che riesca effettivamente a gettare le basi per un cambio concreto di quello che può essere una problematica, posso riferire a problematiche viarie oppure al consolidamento, non so oggi che cosa definire, però è ovvio che i comprensori o i singoli comprensori si devono dotare almeno di una progettazione. Per entrare insomma con una progettazione definitiva non credo che ci voglia chissà quale cosa per farla, però c'è bisogno perché realmente, vedete, poi strada facendo cambiano gli assessori, cambiano le giunte di governo, però poi questi sono strumenti ormai. L'assessorato all'infrastruttura, al di là di quelle che possono essere bandi di piccolo taglio, che quelli poi ci saranno, possono essere bandi a sportello, per contattare un comune o l'altro comune, ma non cambieranno le sorti di un comprensorio. Allora è importante che questi comprensori e il comprensorio in maniera concertata si doti di un'opera infrastrutturale strategica di carattere sovracomunale, anche se poi effettivamente a mandarla in gara d'appalto non sarà questo assessore, ma lasceremo sicuramente una programmazione per chi verrà dopo, per cui non si potrà fare a meno di mandarla avanti. Quindi questo è quello che io in questi pochi mesi di esperienza di assessorato mi sento di proporre al territorio, l'ho fatto, ripeto, nella zona dell'Alcantara, lo faremo sotto la protezione anche qui, e tutti insieme io credo che ci sia la possibilità, veramente, sono convinto, con un governo in linea, con un governo che è in capo a Bersani, ci sia la possibilità realmente di poter contribuire a rilanciare le sorti del nostro comprensorio sotto l'aspetto economico ma anche sotto l'aspetto infrastrutturale. Quindi un invito, cerchiamo questi vuoti, passiamo un po' quelli che sono questi facsimili e invitiamo ad andare a votare. Tutti insieme io penso che faremo un ottimo risultato. Vi ringrazio. Grazie assessore, grazie a tutti. Ora possiamo passare alla inaugurazione vera e propria, chiudiamo e così chiudiamo la serata. Grazie.